Sì. Tra l'altro ho appena sentito al telefono per qualche decimo di secondo una persona che ritrovo dopo un sacco di tempo, ed è bello che questo coincida con l'artista e che artista che tu ci stai per presentare. E infatti per la rubrica Nuovi Spartiti oggi abbiamo con noi il cantautore Max Lobuono. Ciao Max. Ciao, ciao a tutti. Finalmente siamo riusciti, con l'intervista. Oh, benissimo. Ci siamo riusciti. Che ne parliamo, siamo anche incontrati per caso in un cinema tempo fa, mi ricordo. È vero. Al cinema. Un cortometraggio, vero, sì, vero. Sì, sì. Che ci siamo guardati e abbiamo detto, ma noi ci conosciamo già. Ci conosciamo già, esatto. Infatti, esatto. È stato bellissimo. E così poi abbiamo avuto appunto anche l'opportunità di entrare meglio in contatto e io col Don abbiamo ritenuto giusto fare questa intervista all'interno di questa rubrica che lascia curare a me. Pensa alle coincidenze. Io quasi 16 anni fa, anzi direi 15 e mezzo, ho conosciuto il Don a Roma, al Giubileo, quindi cadiamo anche in un tema attuale, perché ero anch'io a Roma nei ragazzi del Giubileo e mi ricordo praticamente in quei giorni di aver conosciuto anche lui. Poi chiaramente sì, negli anni ognuno ha fatto una strada diversa, perché lui chiaramente sappiamo benissimo cosa fa nella vita e cosa faccio io, però è bello di incontrarci in questo caso, in questo ambito musicale, radiofonico, di cui sono molto contento. Guarda un po' che malinteso, È malinteso, è tutta la parola giusta. Sì, ma non mi sembra tanto un malinteso. Comunque, prima di presentare questa tua nuova produzione, sì, raccontaci un po' come è iniziata la tua carriera di cantautore e anche di rocketta, perché tu ti consideri anche un musicista rock, con l'anima rock. Sì, purtroppo nel luogo comune si intende rock qualcosa magari di per forza di negativo, di cattivo, no, tutt'altro, nel senso che rock può anche essere una cosa assolutamente positiva, ironica, io uso molto l'ironia nei miei testi, qualcosa anche di allegro e divertente, oltre che molto spesso anche più intimista e riflessivo. Ora, non voglio fare di solito che fare combinazioni, ma combinazione, la mia carriera musicale è iniziata veramente per merito di un altro Don, perché mi ricordo che nel 97-98 in pratica io frequentavo il primo anno di liceo scientifico, ho fatto il Cassini a Genova, sì, e l'insegnante di religione ha chiesto chi potesse suonare la chitarra alla messa di inizio anno, di inaugurazione. Ho alzato la mano io e un altro ragazzo, ci siamo conosciuti e quindi in pratica abbiamo cominciato a formare una band. E lì piano piano poi mi sono appassionato sempre di più al discorso musicale, sempre studiato chitarra, poi canto, dall'altra combinazione, sempre grazie a quell'atmosfera di musica che si era creata un po' nella classe del liceo. Sempre al liceo l'anno dopo ho fatto il mio primissimo concerto, quindi parliamo del 99-2000, in cui tra l'altro era presente una ragazza che oggi è mamma di un bellissimo bambino di un mese che si chiama Davide e oggi compie appunto un mese oggi. Quindi auguri. Tanti auguri e mando un grandissimo bacione a lei, da parte nostra, a lui, a Davide, ai genitori Elena e Massimo che mi stanno ascoltando in questo momento. Bene, noi intanto vedi nell'intervista il Don ci sta facendo questa sorpresina di far sentire delle tue canzoni, dei pezzettini. Questo è Sono solo timido, giusto? Sì, direi di sì, ho le cuffie in questo momento perché sto guidando, quindi usate sempre l'auricolare quando guidate. Bravo. Sì, direi che Sono solo timido, che è il singolo che è uscito quest'estate, primavera-estate direi, forse era fine maggio direi. Sì. Fa parte è il primo estratto dall'album Tutto Molto Bendy, prodotto come produzione esecutiva Amy Guerrisi, che è anche la mia manager, e come produzione artistica da Ettore Di Liberto dell'ET Team, che è la mia etichetta discografica di cui faccio parte. Di cui sono molto orgoglioso. Bene. Sì, questo è uscito proprio un bel video anche che ho girato io stesso, in cui cerco di emulare un po' alcuni personaggi dello spettacolo del passato e del presente, quindi David Bowie, Freddie Mercury piuttosto che Mina, anche tra l'altro cito. Mi sono molto divertito con questa canzone perché poi è risultata molto orecchiabile. E a volte mi stanno per strada e mi dicono: no, tu sei come timido, sì, esattamente la canzone è questo ritornello un po' martellante, via. Sì, anche sì, in testo molto autoironico. Bene, bene. Poi comunque bisogna anche ricordare che tu nel 2006 hai fatto parte anche come finalista del Rock Targato Italia.
Sì, lì è stata direi la mia ultima esperienza con la prima band, quella appunto fondata al liceo, era ancora una band, come si dice oggi, emergente, per così dire, poi c'è gente che resta emergente a vita, io sono un caso, ma è stata una bellissima esperienza perché abbiamo fatto diverse tappe, prima quella locale, poi quella interregionale, la finale è stata a Torino, mi sono molto divertito, è stata direi la mia primissima esperienza fuori Genova, io all'epoca avevo 23 anni, quindi piuttosto giovane, è stato molto bello, ho fatto anche altri concorsi fino a poi a fare un passo un po' più, posso dire, professionale nella discografia, già lo scorso anno con un singolo prodotto da Guido Guglielminetti, che è attualmente l'attuale produttore artistico e capobanda di De Gregori, che ha lavorato con Postati, con Anna Ox, ha scritto bellissime canzoni. E poi quest'anno appunto il disco con Ettore Diliberto delle T-Team, che mi ha portato anche ad aprire concerti importanti come Eugenio Finardi, Cristiano De André, Maurizio Solieri, Steph Burras e tanti altri. Infatti, adesso mi viene da dirti, da chiederti più che altro, appuntamenti prossimi, eventualmente contatti tuoi? Allora, partiamo dai contatti, un sito internet molto semplice, fresco, nuovo di zecca, che è molto facile da capire, maxlobuono.it, e poi la mia pagina su Facebook, Max Lo Buono Cantautore, cercate su Facebook Max Lo Buono Cantautore, mettete un mi piace perché, come dico sempre io, è gratis, non costa niente. Sì. Quindi da che punto di vista? I miei video su YouTube, cliccando semplicemente Max Lo Buono, per esempio Il Malinteso, che è l'ultimo singolo che è uscito, che credo che è quello che ascolteremo oggi, se non mi sbaglio. Certo. E Sono Solo Timido, e poi c'è il video dello scorso anno che è Se è la fine del mondo. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, ho una cosa bellissima da dire, che il 22, martedì prossimo, martedì non prossimo, l'altro ancora, 22 di dicembre, avrò l'onore di essere artista di apertura del concerto di Custodie Cautelari con niente poco di meno che Cristiano De André. Oh. Ci sarà Ricky Portera, storico chitarrista sia degli Stadio che di Lucio Dalla. Certo. E un altro grandissimo chitarrista, che è Giuseppe Scarpato, che attualmente è la chitarra di Edoardo Bennato. Quindi sarà una bella serata di musica con i fiocchi. E senti già gli applausi. Saremo a Rapallo, al Teatro delle Clarisse. Bene, bene. Senti già gli applausi, eh? Bellissimo. Si stanno già preparando il pubblico, guarda. Un'ovazione. Si stanno già scaldando per il 22. Allora, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per questa intervista, per questo momento che hai trascorso qua con noi, e dalla voce di Max Lo Buono ci andiamo a ascoltare l'ultimo singolo dal titolo Il Malinteso. Ciao Max! Ciao, grazie Angelo, grazie Don, ciao, ciao! Ciao! Ciao, sono Michela della redazione del Cittadino, il settimanale cattolico di Genova. Auguri a tutti voi di un felice Natale e di un sereno 2016. Ciao! Dovevo aspettarmelo, lo so, rischiando sempre più, autoconvincendomi I'm really really bad. Un malinteso, il male mi costò, scatenando poi autostima sotto i piedi, l'unica sconfitta su di me. Mano nella mano, ma noi due ci conosciamo, c'è che non mi importa del tuo affetto, ma ciò che dai a lei mi spiace, succede e si vede che tocca a te. E ti vengono a dire che poi fai la fine, tu tipica, la solita. E sappi che poi tutti i torti non hanno mia povera invalida. La mia è se un'azione insana, è squallido lo so, ma che vuoi che sia una. Gioco, non mi pento, non ci penso.
stanotte sono un gioco. Non ti perdi, non ci pensi, non senti neanche un po'. Scatenando poi autostima sola.